Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Torno dall'evento Party Event di Huawei ieri sera, un evento molto interessante anche se non hanno presentato nulla di nuovo, hanno semplicemente ripresentato i P9 in Italia e diciamo hanno allestito un salone dove facevano vedere le potenzialità grafiche di fotografia con Leica di questo P9. Per questo P9 non devo ringraziare Huawei, ma devo ringraziare il mio portafoglio, in quanto approfittando dei 100 euro di sconto che ogni euro fa su prodotti che costano di più di 500 euro, l'ho pagato relativamente poco e quindi ho deciso di provarlo. Ormai lo sto testando da più di mezza giornata, è presto per dare informazioni dettagliate, però vi do giusto un unboxing e avete già visto le immagini e giusto delle impressioni riguardo all'utilizzo. Sulla parte destra troviamo questo pulsante zigrinato bellissimo, mi piace un sacco, e il volume rocker, il pulsante più o meno del volume. Sulla parte sinistra troviamo il carrellino per micro SD e nano SIM. Sulla parte alta un microfono, sulla parte bassa Type-C per la ricarica, jack per le cuffie, speaker e un microfono. Sulla parte posteriore troviamo le due lenti Leica, di cui già sappiamo tutto, c'è chi dice che Leica non le produce, che invece fa solo la parte software e quant'altro. Ieri sera in realtà il general manager di Leica Italia ha detto che in realtà no, è fatto tutto in collaborazione con Leica. Poi ovviamente la produzione non è che la fa Leica di mano sua, ma la dà in outsourcing a agenzie esterne che appunto costruiscono lenti. Però bando alle ciance, cosa fanno queste due foto? Permettono di avere una qualità superiore. Abbiamo un sensore in bianco e nero, uno invece a colori normali, un'apertura molto ampia. Però di questa parte fotografia andremo a fare un focus a parte, comunque un confronto poi con l'altro telefono che ha due fotocamere, che è l'LG G5, e andremo a fare una recensione completa, un approfondimento apposito. Sensore per lo sblocco delle impronte digitali veramente molto rapido, impronte che è sporco, che rimane particolarmente su questo materiale. Dispositivo molto leggero, schermo mi piace molto, l'ho testato adesso sotto la luce del sole, devo dire si vede molto bene, mi piace la sfondatura sui bordi, devo dire che Huawei ha lavorato moltissimo sul design, sulla portabilità e sulla qualità. Il dispositivo mi piace, anche se l'interfaccia grafica, il launcher per intenderci, continua a non farmi impazzire, però il dispositivo in sé mi piace, la ricezione mi sembra veramente altissima, come Huawei ci ha sempre viziato dal punto di vista di ricezione. La batteria è ancora presto per parlarne perché ho installato tutte le applicazioni, ho settato il telefono, diciamo, per iniziare ad utilizzarlo, ho messo già la SIM primaria. Nei prossimi giorni quindi farò il test batteria sul canale www. Sì, www, sul canale Spazio Tech Live di Telegram. Vi ricordo anche di iscrivervi ai due gruppi, quello live dove ci saranno aggiornamenti riguardo a tutto il mondo della tecnologia, però dove non ci sarà un'interazione ma puramente news, mentre abbiamo poi un gruppo Spazio Tech aperto dove tutti potrete entrare, commentare, fare domande, complimenti, critiche e ovviamente ci possiamo aiutare tra di noi perché siamo veramente in tanti. Huawei P9 che in colorazione bianca e oro non mi fa impazzire, in questa colorazione nera invece mi piace veramente tanto tanto. Niente, quindi penso di avervi fatto vedere un po' il dispositivo che è veramente molto fluido, la fotocamera, ho fatto giusto un paio di scatti adesso uscendo con il cane. Devo dire che le foto che scatta sono molto buone, anche se poi sono da vedere e da testare su uno schermo più grande. E il bianco e nero, essendo un bianco e nero nativo e non semplicemente un filtro, devo dire rende le foto veramente benissimo. E qua in questo campo sul bianco e nero, secondo me, non ha effettivamente eguali. Per quanto riguarda poi speaker, capsula auricolare, ho testato la capsula auricolare in queste 4 ore di uso, e devo dire che mi sembra veramente buona. Lo speaker non l'ho ancora testato, mentre ho testato lo schermo e devo dire sicuramente un buonissimo display. Bene ragazzi, quindi penso di avervi mostrato un po' tutto e le prime impressioni su questo Huawei P9 sono sicuramente ottime. Ringrazio ancora il mio portafoglio che mi ha permesso di fare questo unboxing. Se avete domande su questo dispositivo, fatele pure nei commenti. La recensione arriverà nei prossimi giorni dopo aver testato il dispositivo per bene. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hi Tech.